ancora abbiamo la possibilità, noi che siamo qui presenti, di avvicinarci a Gesù. Lo facciamo con raccoglimento. Abbiamo anche il tempo di fermarci davanti a Gesù e di chiedere a Lui direttamente, ecco, di aiutarci nei nostri bisogni. Ma vorrei invitare anche quelli che sono a casa, quelli che non possono essere qui, che forse sono bloccati anche dalla malattia, dalla sofferenza nel proprio letto o su una sedia a rotelle o impediti di uscire. Ecco, volevo chiedervi se avete una immagine di Gesù crocifisso, se avete un crocifisso, ecco, portatelo davanti a voi, guardatelo e insieme con noi affidate a Lui tutti i bisogni, le necessità, le sofferenze di questo mondo. Durante tutto questo tempo ricorderemo, sentiremo tutti questi nomi, però vorrei affidare a voi, ecco, soprattutto i bambini, bambini ammalati, quelli che conosciamo, che, per cui preghiamo tante volte. Ecco, pensiamo a Michele di 7 anni, pensiamo a Gioia di 8 anni, pensiamo a tutti quelli che sono nella pediatria oncologica, tutti quelli che sono in rianimazione. Ma accanto a questi, anche questa sera, affidiamo a Gesù tutti quei bambini che sono lì sotto le macerie, oppure sono stati tratti dalle macerie del terremoto o dalle macerie causate dalla guerra. Signore Gesù, crocifisso per amore, risorto per noi, ti chiediamo questa sera di essere particolarmente vicino e, se è nella tua volontà, di guarire quanti sono colpiti da varie e gravi malattie. Ti preghiamo per Giusi, Acera, Vincenzo, Giuseppe, Margherita, Ivana, Antonio, Andrea, Alfonso, Gabriella, Maria Celeste, Annalisa, Riccarda, Vincenzo, Maria Francesca, Ivan, Laura, Agata, Anna, Raffaele, Angelo, Vito, Salvatore, Roberto, Cosimo, Corinda, Ramarianna, Carolina, Paolo, Francesco di 16 anni, un tramo a carico, Monica, Pio, Rosalia, Federica, Chiara, Fernanda, Silvia, Simona, Virginia, Enzo, Franco, Donato, Ivana, Anna, Barbara, Davide, Gioia, Lucio, Mattia, Cristina, Francesco, Milena, Graziella. Ti affidiamo tutti coloro che hanno subito o dovranno sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, in particolar modo per Umberto, 3 anni, intervento al rene, Vincenzo, Antonia, Padre Michele, Ermelinda, Antonietta, Rita, Alessandro, Anna Maria, Nadia, Grazia, Patrizia, Stefania, Rocco. Eleviamo per tutti loro con fiducia e speranza la nostra preghiera e ci affidiamo alla tua misericordia, alla tua volontà, sicuri che solo tu puoi veramente sanare e guarire ogni malattia. Signore Gesù, vero amico dei piccoli, benedici e proteggi tutti i bambini ammalati. In particolare ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per i piccoli Anna Maria, 1 mese, Alda e Carmen Vittoria, 2 anni, Marica e Carlotta, 4 anni, Giulia, 5 anni, Michele, 7 anni, Francesca e Sara, 10 anni, Asia, 11 anni, Cristian, Vittoria ed Edoardo, 13 anni, Rachele, 14 anni. Dona inoltre tutta la forza necessaria e la tua consolazione ai genitori chiamati ad affrontare insieme ai loro piccoli la difficile prova della malattia e della sofferenza.
Signore Gesù, Redentore e Salvatore nostro, conforta e proteggi tutti coloro che si affidano a Te, in particolare sii vicino con la Tua protezione ai piccoli Giacomo, 7 mesi, Lucrezia e Marianna, 3 anni, Maria Vittoria, 4 anni, Sofia Maria, 12 anni, Pierluigi, 7 anni, Mattia, Alessandro, Carlotta e Giosuè, Talì, Rei, e tutte le persone che a Te si sono affidate chiedendo la Tua particolare protezione per Manuela, Matteo, Filomena, Sabrina, Erika, una gravidanza a rischio, William, Boris, i frati di Cesenatico, Romolo, Giuseppe, Tonino, Cristian, Valeria, Fabrizia, Nicoletta, Giorgio, Luigi, Erina, Benedetta, Clara, Antonella, Maria Lucia, Corin, Manuela, Lucio, Corinna, Antonio, Pasquale, Flori, Caterina, Elisabetta, Mimma, Maria, Eugenia, Flavio, Lina, Sergio, Silvano, Alba, Andrea, Maria Lucia, Mary, Angelica, Emanuele, Adele, Vincenzo, Pietro, Lucio, Manuela, Lucia, Giovanni, Elena, Anna Maria, Maria, Elisabetta, Rossella, Grazia, Maria Grazia, Celeste, Manuela, Lucia, Daniela, Simona, Giampaolo, Francesca, Irene, Marta, Giulia, Augusto, Marisa, Anastasia, Egidio, Giulio, Lisa, Giuseppina, Sara, Miriam, Luciano e famiglia, Franca, Luca, Gianluca, Rita, Franco, Stefano, Antonella, Simon Pietro, e Maristella, Massimo, Valentina, Beatrice, Ginevra, Tamara, e Anna e famiglia. Ti affidiamo perché con la forza del Tuo Spirito siano saldi nella fede e forti nelle prove della vita. Signore Gesù, che sei la via, la verità e la vita, non far mai mancare la speranza per un domani migliore a quanti sono in cerca di un posto di lavoro o che sperimentano la precarietà di un impiego saltuario o il timore di un licenziamento imminente. Ti preghiamo per famiglia Arcadia, Canio e Giuseppina, Felice, Cosimo, Anna, Pasquale, Giacomo, Giampiero, Michelangelo, Renata, Santina, Giovanni. Illumina inoltre il cammino nel percorso di studio di Rachele, Simone, Verdiana, Kevin, Francesco, Suor Lidia, Aldo, Atos, Cinzia, insieme a quello di tutti gli studenti. Fa che si sentano sostenuti nelle loro scelte, aiutati dalla testimonianza e l'impegno degli adulti, in modo da intravedere prospettive migliori per il loro futuro. Signore Gesù, per intercessione della Tua e nostra Madre Celeste, la Vergine Maria, accogli le preghiere e le suppliche che innalziamo per tutte quelle coppie di sposi che nutrono il sogno di accogliere il dono dei figli e di realizzare in pienezza il sacramento che li ha costituiti famiglia. In particolare per Francesco e Anna, Emanuele e Francesca, Vincenzo e Maria, Emanuele e Loredana, Enzo e Anna, Giovanni e Silvia, Ada e Maurizio,
Corinne e Roberto, Bartolo e Michela, Andrea e Carmen, Fabio e Sabrina, Vito e Federica. Ti affidiamo quanti stanno attraversando un periodo difficile in famiglia, in particolare per famiglia De Luca, Rosanna, Nicola, Franco, Luca, famiglia Cosimo, Alfonsina, Maria Rosaria, Emanuela, Carlo e Orietta, l'unione familiare. Accogli insieme a queste intenzioni le suppliche di tutte le famiglie in difficoltà, perché risolvendo nel dialogo le diverse problematiche quotidiane sperimentino nella verità di essere piccola chiesa domestica, cellula fondamentale del corpo mistico di Cristo e della umana società. Signore Gesù, risanatore di ogni male, ascolta la preghiera di chi ti invoca per ottenere la guarigione della mente e del corpo. Ti affidiamo le intenzioni che ci sono giunte per Bruno, Esmeralda, Franco, Marisa, Giulia, Anna Maria, Lucia, Augusta, Veronica, Teresa, Maria Rosaria, Silvia, Angela Lucia, Ottavio, Mariella, Salvatore, Angelo, Luisa, Santina, Rita. Sì, per loro speranza e conforto nella sofferenza, fonte di luce per trasfigurare il momento della prova in grazia rigenerante. Avvolgili nel manto della tua misericordia, la tua potente mano li risollevi dalle pene del corpo e dello spirito. Al tuo cuore misericordioso, Signore Gesù, affidiamo le nostre preghiere perché tu possa concedere il dono della fede a quanti non ti conoscono o si rifiutano di alzare il loro sguardo verso di te. Ti chiediamo inoltre di attendere con amore paziente i tanti tuoi figli che hanno abbandonato la tua casa, seguendo illusioni e raccogliendo delusioni tra le seduzioni del mondo. Ascolta anche le preghiere che ti rivolgiamo per Antonino, Nancy, Alessandra, Francesco, Giuseppina, Davide, Valeria, Andrea, Alfonso, Giuseppe, Salvatore, Piero, Carlo, Pierino, Teresa, Maria, Jenny, Mario, Massimo, Gianluigi, Sergio, Andrea, Edoardo, Maria, Ludovica, Luigi, Vincenzo e Milena, Andrea, Antonella, Maria, Saverio, Anna, Elvira, Gianluca, Luana, Gloria e Giorgia, Steven, Alfonso. Continua a bussare insistentemente al loro cuore finché non avranno compreso che solo nel tuo amore acquista un senso la loro esistenza e possano trovare nella felicità autentica che riempie il cuore anche nelle prove della vita. Se tu sei con me, Signore Gesù, tu che hai detto, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Concedi il dono della salute a Assunta, Carmen, Eleonora, Leonardo, Simona, Eugenio, Anna Maria, Sonia, Maria Cristina, Francesca, Silvia, Dario, Giuseppe, Tonino, Cristian, Valeria,
Fabrizia, Nicoletta, Giorgio, Giuseppe, Luigi, Irina, Benedetta, Clara, Antonella, Maria Lucia, Corin, Manuela, Lucio, Pasquale, Lori, Caterina, Pietro, Emanuele, Elisabetta, Mimma, Maria Eugenia, Giovanna, Carmen, Francesca, Paola, Doriana, Mauretta, Alberto, Paolo, Irma, Emanuele, Adele, Giovanni, Vincenzo, Lucia, Manuela, Giovanni, Elena, Maria, Rossella, Maria Grazia, Celeste, Daniela, Simona, Giampaolo, Antonio, Francesca, Irene, Marta, Giulia, Marisa, Margherita, Pasqualina, Roberto, Gerarda, Augusto, Gianni, Flora, Flora Marisa, Anastasia, Egidio, Egilio, Giulio, Lisa, Giuseppina, Sara, Miriam, Lucia, Luciano e famiglia, Franga, Luca, Gianluca, Franco, Stefano, Simon Pietro, Rita, Maristella, Massimo, Valentina, Beatrice, Ginevra, Tamara, Anna e famiglia, Antonella, Andrea, Sofia, 24 anni, tumore ai polmoni, Sofia investita da un'auto è molto grave, Miriana, Elena, Antonio, Paola, Giuseppe, Celeste, Francesco, Simona, Raffaella, Pio, Giovanna, Paolo, Rosa, Pina, Maria Rosaria, Alessandro, Luigi, Sara, Felicetta, Pio. Per amabile Donato e ammalato di SLA e per la sua conversione, per la conversione di Elvira, per Eda, malata oncologica, Luisa, malata grave. Se tu sei con me, Signore, io non temerò alcun male, se al mio fianco tu resterai, io Signore Gesù, che sei datore di ogni bene, accogli le preghiere di ringraziamento di Clarissa per il buon esito dell'intervento, di Adriano e di famiglia Gloris. Ascolta anche la lode e il ringraziamento che ti innalziamo a nome di quanti si sono affidati alle nostre preghiere, alle preghiere del tuo popolo, alle preghiere davanti a te crocifisso. Dona loro sempre il tuo aiuto, la tua pace e la tua consolazione. Amen. Preghiamo. Signore nostro Gesù Cristo, noi ti ringraziamo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Per intercessione della Vergine Santissima, tua madre addolorata, per San Giuseppe, tuo padre putativo, per San Pio da Pietrelcina, crocifisso insieme con te, ti chiediamo, ti supplichiamo di esaudire tutti coloro che questa sera si sono affidati a te per mezzo delle nostre preghiere
della nostra presenza qui davanti a te e anche di tanti che sono uniti a noi in comunione di spirito, di fede, di amore, di abbandono alla tua volontà. Tu che vivi e regni col Padre e lo Spirito Santo, Dio, per tutti i secoli dei secoli. Amen.